Chiamata dai romani Algusa, l'isola di Linosa si trova nel canale di Sicilia, a sud di Tunisi. Fa parte della provincia di Agrigento ed è la più settentrionale delle isole Pelagie. Sorella minore dell'isola di Lampedusa, da cui dista 23 miglia, ha una superficie di circa 5 km quadrati e un perimetro di 11 km. A differenza di Lampedusa, che è un'isola calcarea, Linosa è di natura vulcanica e appartiene al sistema geologico della Sicilia, come dimostrano i 3 crateri vulcanici ormai spenti da tempo immemorabile. Gli edifici vulcanici principali e ben riconoscibili sono Monte Vulcano, che con la sua sommità di 195 metri è la punta più alta dell'isola. Vi è poi Monte Nero e Monte Rosso. L'orlo del cratere del Monte Nero è cosparso di pietra pomice di colore bruno-rossiccio, grigio-nero e rosso-giallognolo, che al tramonto danno luogo a meravigliosi giochi di luce, mentre verso la sottostante e unica spiaggia si trova la cosiddetta pozzolana, roccia tipica dei tufi vulcanici, utilizzata come materiale da costruzione sin dai tempi dei romani. In tutta l'isola è evidente il segno delle antiche eruzioni, nelle coste basse e scure e nelle alte pareti che scendono a strapiombo nel mare. Dal porto vecchio, che può ospitare solo piccole imbarcazioni che in caso di maltempo sono rapidamente tirate in secco, sorvolando il paese, appare subito la caratteristica che rende quest'isola così diversa e unica dalle altre isole italiane e che affascina il visitatore che per la prima volta vi sbarca: la varietà e la vivacità dei colori delle abitazioni. Le case dei 450 abitanti dell'isola sono tutte dipinte all'esterno di suggestivi colori pastello: giallo, bianco, rosa, azzurro, rosso. Colpisce il candore naif e la cura con cui ogni isolano si preoccupa di conservare e abbellire la propria abitazione. Strisce variopinte disegnano i contorni delle architetture, mentre i colori più forti impreziosiscono le finestre e le facciate. Linosa è davvero un'isola silenziosa e tranquilla, a volte anche troppo, soprattutto per chi nei mesi invernali, a causa degli inadeguati collegamenti con Lampedusa e la Sicilia, è costretto a vivere anche per più di una settimana completamente isolato. A Linosa non c'è farmacia, né ufficio turistico, né banca. Ma è proprio nelle sue ridotte dimensioni, nella bellezza del suo territorio, nell'isolamento dovuto alle difficoltà di raggiungerla e al buon senso di chi ci abita e ne ha cura, che bisogna cercare il fascino dell'isola. La sua storia moderna inizia, come per Lampedusa, nel 1844, quando il governatore borbonico Bernardo Maria San Vicente sbarcò con 30 agricoltori, tutti volontari. L'isola si presentava completamente disabitata e i nuovi coloni, in attesa di costruire le abitazioni, si sistemarono nelle grotte in contrada Mannarazza, che oggi vengono utilizzate come magazzini. Linosa fu abitata dai Greci, successivamente dai Romani e dagli Arabi, poi rimase disabitata fino alla metà del 1500, quando fu utilizzata come isola di appoggio e di rifugio dai pirati medio orientali e dai trafficanti di schiavi. Seguendo le tradizioni dei primi coloni che sbarcarono nel 1844 e grazie all'eccezionale fertilità del suolo lavico, oggi quasi tutta la popolazione si dedica all'agricoltura, nonostante il mare circostante sia molto pescoso. La vite è tra le principali coltivazioni agricole.
L'uva da vinificazione trae il colore e l'alta gradazione dal fertile terreno vulcanico e dalla vicinanza del mare. Le viti sono coltivate a terra senza il supporto dei tralci, in piccole conche per ripararle dai venti, che spirano forti per buona parte dell'anno da Mezzogiorno e da Libeccio. In primavera, i contadini eseguono accurati e minuziosi lavori di manutenzione. Si procederà poi alla vendemmia nel pieno della maturazione dell'uva. Il vino viene prodotto essenzialmente per un consumo locale. Tra le coltivazioni pregiate spiccano le famose lenticchie dell'isola, distese di campi verdi lisciate dal vento, che nel mese di giugno producono piccolissimi legumi ma di ottima qualità. La famiglia contadina semina e raccoglie per il consumo isolano piante di carciofi, mentre ai bordi dei sentieri e dei campi viene raccolto l'asparago selvatico, che cresce spontaneo. I caldi e suggestivi colori dei panorami dell'isola sono spesso interrotti dal verde dei fichi d'India, pianta che cresce in abbondanza un po' dovunque. La maggioranza dei campi coltivati è circondata e spezzata da fitte e lineari file di fichi d'India che possono raggiungere anche i 2 metri d'altezza. Il motivo per cui i contadini piantano con regolari geometrie il fico d'India è quello di formare delle siepaie per delimitare i campi coltivati, ma soprattutto per proteggere le coltivazioni dal vento e dalla salsedine. Negli ultimi 15 anni, i fichi d'India di Linosa sono stati colpiti da una malattia endemica dell'isola, praticamente incurabile. Nell'immediato futuro, si dovrà attuare un riassetto della coltivazione, limitandola al reale fabbisogno. Ancora oggi le pale tagliuzzate delle piante servono a foraggiare i capi di bestiame presenti sull'isola in discreta quantità, che soddisfano il fabbisogno di carne degli isolani. Il protrarsi della malattia del fico d'India ha già inciso in modo determinante sull'economia agricola, con una sensibile diminuzione degli animali allevati. Lungo le strade è possibile incontrare ancora intatte delle antiche mangiatoie in pietra per gli animali. Numerosi sono i segni della cultura contadina che si possono trovare all'interno dell'isola. Al centro di ogni casa di campagna veniva costruito un grande cerchio bianco delimitato da un bordo di pietra vulcanica e con il pavimento liscio e pulito. È l'aia, dove ancora oggi, nel mese di giugno, vengono pigiate dagli zoccoli degli animali le lenticchie, le fave, l'orzo.
Nonostante l'economia di Linosa sia sempre stata agricola, su tutto il territorio è assente l'acqua sorgiva. È per fare fronte a questo vitale problema che gli abitanti, sfruttando l'inclinazione naturale del suolo e adattando ad esso dei canali di raccolta dell'acqua piovana, hanno scavato in prossimità delle antiche abitazioni numerose cisterne. Legati alle tradizioni contadine, sopravvivono ancora alcuni lavori artigianali che a fatica resistono alla concorrenza della produzione industriale. A Linosa è rimasto solo un artigiano a costruire le ceste che i contadini utilizzano nel lavoro dei campi. Fatta eccezione per le zone agricole piuttosto estese, anche a Linosa si pone il problema del degrado ambientale, benché in modo meno grave che nella vicina Lampedusa. In tutta l'isola sono rarissimi gli alberi ad alto fusto ed è per questo motivo che ai margini del paese il corpo forestale sta attuando da pochi anni un intervento di rimboschimento con pini e gagge per cercare di risolvere almeno in parte il problema. Verso la costa si può osservare come su buona parte della roccia vulcanica sia cresciuta una folta vegetazione a macchia bassa di euforbia e lentisco. Sulle nere e cupe rocce laviche, tra contrasti cromatici particolari, attecchisce il lichene giallo insieme all'erba saponina, l'iris mediterraneo misto a romice rosso vivo. In primavera, le cosiddette barbe di Giove felpano di rosa violaceo il nero delle scogliere. Nella macchia, tra gli anfratti delle rocce, nel mese di maggio viene a nidificare la berta maggiore. Un uccello notturno che vive prevalentemente in mare e che a Linosa è presente con una popolosa colonia. Per la sua posizione geografica, l'isola è anche un'importante base per gli uccelli migratori. Come nel resto delle Pelagie, sono presenti diversi uccelli stanziali, come i cormorani, il falco nero e il falco pellegrino. A differenza di Lampedusa e a causa della formazione vulcanica, i fondali marini di Linosa precipitano subito a 300 metri, a meno di mezzo miglio dalle coste. Nelle acque cristalline vivono numerose specie di pesci, di crostacei e molluschi. In particolare è possibile incontrare in queste acque il luccio marino e il grande trigone. Le numerose grotte e gli anfratti di roccia vulcanica rappresentano un ottimo habitat naturale per ogni specie animale e vegetale. Se si è fortunati, nei mesi di luglio e agosto è ancora possibile incontrare la tartaruga marina della specie Caretta, che raggiunge l'isola per depositare le uova. Sull'isola non esistono buoni approdi e gli unici due praticabili consentono un adeguato riparo solo a un numero limitato di piccole imbarcazioni. Per questo motivo,
oltre che per l'eccezionale fertilità del suolo e la conseguente tradizione agricola dei suoi abitanti, a Linosa la pesca è scarsamente praticata. Quando il mare lo consente, sotto costa e a bordo di piccole imbarcazioni, i pochi pescatori buttano le reti o lanciano le lenze di fondo e per la traina. Le bellezze delle coste rocciose, basse e scure, le insenature, le calette lambite da un mare chiaro e trasparente, la presenza di piccole grotte al cui interno i giochi di luce evocano magiche suggestioni, hanno sviluppato in pochi anni, anche in questa piccola e lontana isola del canale di Sicilia, un'altra attività divenuta importante per l'economia locale, il turismo. E con il turismo è nata anche l'esigenza sia di incrementare i collegamenti navali con Lampedusa e la Sicilia, sia di creare nell'isola un'area di protezione e valorizzazione della flora e della fauna, gestita dal Corpo Forestale dello Stato. Come in tutte le isole Pelagie, anche a Linosa, grazie alla mitezza del clima, dovuta alla favorevole posizione geografica, è possibile organizzare un piano di sviluppo turistico che non sia concentrato solo nel mese di agosto, ma si distribuisca in buona parte dell'anno. Uno sviluppo turistico che dovrà essere rispettoso dei luoghi, delle tradizioni e delle bellezze di questo scoglio dai mille colori.